fare il mazzo per lo specchio. Ok, ragazzi. Allora, stavolta per lo specchio magico cerchiamo un mazzo che innanzitutto gli faccia essenzialmente finire le carte, ok? Perché con alleati segreti e oracolo luce fredda, poi passo dell'ombra, sono tutte carte che cercano di far finire le carte. Poi sparizione in caso siamo nei guai, fare scudo furtivo nel caso fargli fuori tutti in una volta sola, ventaglio di lame, spade danzanti. Abbiamo altre carte invece che servono semplicemente per farci pescare. Spade danzanti, per esempio, ci copierà dei servitori, l'accolito del dolore, ci copierà diverse cose. E noi dobbiamo sostanzialmente contrastarlo in questo modo. Ok, direi che si può tranquillamente fare. Ricordate, ragazzi, che queste sfide sono molto difficili. Lo specchio in modo che faccia complimenti agli ospiti, ma senza di lui, vedrete. Bene, vedremo. E andiamo a selezionare il nostro bellissimo mazzo ladro, che è un Mil Rogue di base. Rouge, scusate. Rogue solo, per me Rogue è solo quello di Mega Man, che si chiamerebbe Rouge anche lui, hai ragione, ma facciamo. Il Mil Rouge è praticamente una fusione tra, penso, il Fatigue e qualcos'altro. Come va? Guardati le spalle. Giustamente, guardiamogli le spalle. Allora, se vi ricordate, quando abbiamo fatto la prima ala, lo specchio ci copiava anche i nostri, cioè se noi mettevamo giù un accolito, ci dà un altro accolito 1-1. Questa volta non succederà così, però. Direi che dobbiamo essenzialmente aspettare le carte belle. Oh, hai quella nel mazzo? Sì, ho quella nel mazzo. Guarda cosa succede adesso. Cosa avrà ottenuto di due? Due chieriche, due scienziati pazzi. Aia, mi ha ucciso. Peccato. Ok, abbiamo capito un po' come funziona e abbiamo capito quanto sono sfigato perché non mi sono messo né alleati segreti né passo nell'ombra. E mi è rimasto una pugnalata alle spalle completamente inutile. Porca miseria, ce l'avevamo così fatta. Non ci credo, perché devo pescare prima io. What? Ma non è vero, l'ho battuto! Abbiamo fame di vendetta! Vabbè. Un giorno sarò proprio come te! Un giorno sarò proprio come te! Guardati le la tua esuberanza. Due accoliti, wow. Accidenti quanto siete brutti. Non è da lui passare a... Vedrete tutti di cosa sono capace! Vedrete non tutti è davvero per te. Di cosa sono capace! Che dolore parte! Oh oh! Hai quella nel mazzo? Per me...
Ci siamo. Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame? Tu no di certo, nonno. Eccolo lì. Servo il signore del fuoco. Giuro, queste mosse non le capisco. Signore del fuoco. Grazie. Allora, cosa potrebbe mai essere quella carta? Proviamo a vedere. Non è contro il catechismo. Entità speculare. Ci siamo. Quindi, per forza. Ci siamo. Sei duplicazione. Mi spiace se scelgo necessità. What? Si ciclina, non è il momento giusto. Sire Nefarius dovrebbe arrivare presto. Tremo al pensiero di come reagirà. Nefarius? Direi più Nefandus! Un giorno sarò proprio come te! Prima un giorno Luca, bravo. Sarò proprio come te! Tutto su di me, fammi capire. Di cosa sono capace? Che il dolore parli per me. Che il dolore parli per me. Ci siamo. Non ci ha fatto. Questo poi me lo spieghi. Un giorno sarò proprio come te. Ok. Cosa si nasconde nelle profondità? Giurite del dolore. Cosa si nasconde nelle profondità? Si ammazza, non capisco. Vedrete tutti di cosa sono capace. Vedrete
Basta. Abbiamo fame di vendetta. Abbiamo fame di vendetta. Gioite del dolore. Dietro di te. Ci siamo. La potenza di Talon è arrivata. La potenza di Talon è arrivata. Ti spiace se scelgo necessità. Mi spiace, scelgo necessità. Hai bisogno del mio aiuto. La mano è piena. Cosa si nasconde nelle profondità? Ci
Ragazzi, ci siamo quasi. Anzi, ho vinto. Sei specchio di merda. Vai così. Oh mio Dio. Eccellente. Le scale per il teatro sono poco più avanti. Comunque avevo preso una piccola pausa dalla sessione di prima perché... Porca miseria.